Avete sentito gli Apocalyptica con queste atmosfere, Nothing Else Matters, riscritto, riletto dal quartetto finlandese, un quartetto di violoncellisti. Abbiamo aperto con questo percorso perché questa sera stiamo proprio parlando di contaminazioni. Contaminazioni partendo da una realtà che è quella classicheggiante. Per saper contaminare bisogna essere in grado di farlo, bisogna essere dei grandi artisti, bisogna essere dei grandi musicisti, e noi abbiamo il piacere di poter avere uno di questi grandi musicisti in grado di contaminare la scrittura classica allo strumento classico anche in ambiti che si aprono oltre la classicità. E stiamo parlando di Federico Bracalente, Fermano Doc. Io vi do innanzitutto, prima di presentarlo ufficialmente, di aprirgli il microfono perché si sta sistemando nell'altra stanza, vi do alcuni, diciamo, alcuni riferimenti di base per conoscerlo meglio. Anzitutto lui che è di casa, qui gioca in casa Radio Fermo 1, siamo molto contenti di averlo. Nasce nel 1982 e già a 5 anni inizia lo studio del violoncello. Si perfeziona con Mario Brunello, Giovanni Sollima e approfondisce il repertorio antico con Stefano Veggetti. Ha seguito i corsi e le lezioni di Tim Hug, David Cohen, Christina Blaumann, poi chi ovviamente conosce del settore sa che tipo di nomi sono, di altissimo calibro per quello che è il violoncello e per quello che è appunto l'aspetto musicale. Dalle prime parti dei Berliner Philharmoniker e del Teatro alla Scala, insomma, parliamo quindi di musicisti di livello assoluto. È risultato vincitore di 2 borse di studio all'Accademia Mahler. In veste di camerista è stato invitato in festival come Suoni delle Dolomiti, Ravello Festival, Festival Violoncellistico Alfredo Piatti, Festival Musicale Piceno e via via, ce n'è veramente una lista infinita. Io adesso non vorrei metterlo in difficoltà iniziando a enucleare tutto quello che in questi anni ha raccolto. Io dico soltanto che con Federico ci lega una grande amicizia perché siamo stati compagni di conservatorio. Io ricordo che fin dalla più tenera età lui ha sempre manifestato una grandissima predisposizione all'arte e alla musica, anche attraverso il suo orecchio assoluto, perché per chi magari non è avvezzo alla musica lo spieghiamo: l'orecchio assoluto è la capacità di poter riconoscere la grammatica sonora di una nota semplicemente dalla ascolto di un singolo suono, quindi poter individuare la nota, il nome, diciamo, come lo diremmo noi, della nota, se calante, crescente, per cui davvero un orecchio raffinatissimo che negli anni lo ha portato a tutto un percorso. Abbiamo qua un papier di storia legata a Federico, ma anche a tutto quello che ha abbracciato il suo percorso anche in maniera molto contaminata. Io lo ricordo così, giusto per dire, l'anno scorso sul palco dello Feristerio, nell'apertura del concerto di Thom Yorke e Johnny Greenwood dei Radiohead, uno degli eventi che hanno probabilmente segnato la storia del nostro territorio, perché è davvero unico nel suo genere, e Federico era lì nell'apertura di quel concerto. Insomma, adesso ho fatto un preambolo davvero eccezionale, ma soprattutto vorrei dargli la buonasera. Buonasera Federico. Allora, vediamo un po', mi senti? Ci sentiamo? Sì. Perfetto, perfetto. Io ti sento dall'altra parte. Vuoi salutare i radioascoltatori che sono all'ascolto qui a Radio Random stasera? Allora, grazie ancora Riccardo per l'invito e tutti quelli che ci stanno ascoltando. Ed è vero che io e Riccardo siamo uniti a un'amicizia antica, perché sarà è veramente molto. 20 anni fa stavamo all'ultimo piano della ex sede del Conservatorio di Fermo, mi ricordo. E qui davvero potremmo potremmo aprire cassetti della memoria, perché il conservatorio prima della attuale posizione era dislocato addirittura su 3 sedi. Una delle sedi era appunto lungo l'ex tribunale, praticamente davanti all'attuale tribunale. C'era l'ultimo piano, ci vedeva lì commentare dai cartoni animati che andavano in onda, i Cavalieri dello Zodiaco in particolare, e in quegli anni là, e poi insomma tutto quello che accadeva col solfeggio. Veramente altre epoche. Sì, ricordo, perché era il periodo, poi qui a Radio Random parliamo anche di cartoni, parliamo di tutto, era il periodo in cui i Cavalieri dello Zodiaco riandavano costantemente in onda da capo dopo la Casa del Leone. Arrivavano alla Casa del Leone e poi ricominciavano da capo, e noi lì a sbattere la testa contro il muro perché volevamo andare avanti, ma invece riprendevano le trasmissioni. Beh, chiusa la parentesi. Bene. Federico, di strada ne hai fatta tanta da quei giorni di solfeggio, e beh, la
prima domanda che comunque vorremmo fare a nome anche di radioascoltatori è proprio questa, cioè raccontaci un attimo come si scandisce la vita per un giovane talento, un giovane musicista come sei tu nel percorso artistico del violoncellista, perché solitamente di musica noi oggigiorno parliamo solo per X Factor, per queste situazioni televisive, ma spesso ci si dimentica che dietro c'è anche chi lavora invece su tutt'altri ambiti e tutt'altri canali. Ecco, com'è la tua realtà, la tua vita? Il percorso è sicuramente complesso e impervio, Riccardo. La formazione è lunghissima. Penso che ho 10 anni di conservatorio e poi sono venuti altri 5 anni di perfezionamento, ossia 2 anni a Castelfranco Veneto, 3 anni a Brescia, più, ecco, come dicevi prima, le borse di studio, l'Accademia Amalia, che è stata un'accademia istituita da Claudio Abbado, che aveva 3 sedi all'epoca, ormai sì, più di 10 anni fa, che erano Potenza, Trento e poi in Germania, non ricordo. E io andai a Potenza, conobbi questi maestri incredibili, che erano le prime parti dei Berliner Philharmoniker, feci lezioni con loro e ebbi pure l'occasione per suonare insieme a loro, tra cui al Ravello Festival. Mi ricordo che avevo 22 anni e un lato dei concerti incredibili, insomma. Poi tra l'altro il sestetto di Brahms, diversi concerti insieme a loro, è veramente un'esperienza strutturante, ecco. Tra l'altro la cosa bella anche quella di poter viaggiare, di poter conoscere, no, tante realtà musicali e imparare da loro, perché spesso magari uno venendo dalla provincia e studiando, no, nelle nostre realtà manca il confronto, invece avere questa possibilità ti forma. Riflettevo su una questione l'altro giorno: la musica nella nostra formazione classica ha di per sé già nel conservatorio, sempre ammesso che tu trovi una delle buone guide, un qualcosa di una cultura che è un po' più globale, più europea, anziché una cultura più provinciale. Già nella musica, se tu pensi, no, che suoni Debussy, suoni Franck, Bach, Beethoven, spazi moltissimo, De Falla, insomma, ne parlavo un musicologo di questa questione e sono perfettamente d'accordo, ti dà una formazione che ti fa aprire già molto gli orizzonti. Poi certo, chiaramente, quando ti muovi hai la possibilità di aprirli ancora di più, aprire i tuoi occhi, aprire anche gli orizzonti che hai dentro. E questo è un lavoro che si fa anche a casa, devo dire, con grande sacrificio quando studi, che è un lavoro sicuramente di ricerca sonora, stilistica e anche dentro di te. C'è qualcosa di estremamente complesso in tutto questo, in realtà. Assolutamente, tra l'altro, rimanendo sull'ambito classico, spieghiamo anche ai nostri radioascoltatori che lo studio che è dietro uno strumento classico è di una estrema cura, di un'estrema attenzione. Lo dico anche per i giovani, no, che si affacciano allo studio della musica. Spesso le nuove generazioni pensano che con poco tempo si possa ottenere il risultato. Questa è un pochino la direzione che stiamo prendendo. Ma lo studio di questi strumenti, io perché poi da chitarrista anche dall'altra parte ne ho vissuto. Chitarrista nonché più grande intervistatore dei Fermi. Mettiamolo grazie, così, io prego, ma grazie anche per il dono che ci hai portato, poi lo approfondiremo. Però comunque, tornando a noi, ecco, lo studio richiede sicuramente disciplina, dedizione, tempo, pazienza, attenzione, come dicevi tu, l'apertura, la capacità di interrogarsi, di approfondire, di aprire, cosa che spesso, ecco, non sempre è riconoscibile come tratto istintivo, perché uno pensa alla musica classica come un universo chiuso. In realtà non è proprio così. No, assolutamente. È un lavoro di ricerca continua. Diciamo che metti continuamente in discussione quello che tu riesci a fare, hai fatto fino a quel momento lì, no? E questo mettere in discussione, dire ok, so fare questo, ma potrei fare ancora di meglio, ti fa un po'. È un po' un lavoro di decostruzione e ricostruzione non continua, chiaramente non può essere sempre così, però c'è un grosso lavoro, ecco. Allora, senti, io volevo ascoltare intanto qualcosa di tuo. Abbiamo qui la possibilità di poter sentire un allegretto a modo di cembalo tratto dalla sonata numero 2 in do maggiore di Pasquale Pericoli, proprio con te al violoncello e Nicola Procaccini all'arpsicordo. E ci vuoi spiegare un attimino qualcosa su questa incisione? Non ti voglio correggere. No, scusami, però, infatti arpsicordo in inglese.
No, vabbè. No, fai bene, fai bene. Clavicembalo. È clavicembalo. Ah, esattamente. Perché io leggevo l'arpsicorda e non mi riveniva la clavicembalo. Allora, sì. È un disco che abbiamo realizzato un paio di anni fa per un'etichetta olandese, Brilliant Classics, che è un'etichetta che si distribuisce in tutto il mondo, devo dire, da Hawaii a Nuova Zelanda, in Russia, dappertutto. Che si può trovare naturalmente su tutti i canali, le piattaforme online, iTunes, bla bla bla. Io realizzai ormai più di 10 anni fa altri 3 dischi per Brilliant Classics come continuista. Continuista significa come accompagnatore nella musica antica. Ecco, e poi proposi questo progetto all'etichetta, me ne accettarono addirittura 2 di progetti, questo qui più un altro, era un'altra monografia, per questo è una monografia, l'integrale di sonate di questo compositore, che si chiama Pasquale Bericoli, è sconosciuto perché ha scritto solo 7 sonate per violoncello e basso continuo, ed è leccese, purtroppo non è marchigiano, però va bene uguale. Siamo alla ricerca di qualcosa pure di marchigiano. E vorrei un attimo dire una parola sul mio collega Nicola. Nicola è di Fede, di Sporto Sant'Elpidio. Che noi inviteremo magari insieme a te per un'altra occasione. Assolutamente sì. E ha 23 anni, è giovanissimo e vive ormai da 2 anni ad Amburgo. È stato l'unico ammesso alla Hochschule, cioè Università per la Musica, e di recentissimo ha vinto un premio importantissimo, un premio internazionale per organo, per esecuzione organistica su strumenti storici, diciamo, parliamo storici, parliamo di musica antica, e come primo ha vinto il primo premio, il conservatorio gli ha dedicato, gli ha fatto una dedica, tra l'altro, insomma, io ne sono ancora più felice per questa sua vittoria, e faremo presto qualcos'altro insieme. Sicuramente abbiamo scoperto nella British Library a Londra la 7ª sonata di questo compositore ed altre sonate di autori italiani, tra cui Dall'Abaco, però non dovevo dirlo che era la British Library, magari c'è qualche violoncellista che mi ruba la fonte. Vabbè, ma esistono altre incisioni di queste sonate? Assolutamente no. Quindi diciamo che stiamo per ascoltare qualcosa di veramente unico. Beh, la cosa è particolare perché, cioè, sai Riccardo, quando tu studi, come chitarrista avrai sicuramente studiato Albéniz, Bach. Assolutamente sì. Il giorno che ti propongono un'incisione tu hai molte registrazioni di riferimento e te le vai un po' a ascoltare. Su questo lavoro qui non l'abbiamo potuto fare, purtroppo, e quindi abbiamo preso questi fogli che erano scritti pure male perché è una stampa del 1769, L'Elio dalla Volpe si chiamava la stamperia di Bologna, e abbiamo cominciato a leggerli e suonava male perché, sai, se non... La musica va approfondita anche lì, abbiamo lavorato per mesi per fare una lunga ricerca per come realizzare al meglio, in maniera il più efficace possibile, queste pagine. Fantastico, è anche molto affascinante riuscire ad entrare dentro le pieghe di quello che si cela dietro un'incisione. Io allora andrei proprio ad ascoltare questo brano per clavicembalo e violoncello, quindi dalla sonata numero 2 in do maggiore, l'Allegretto a modo di cembalo. Ok. L'Allegretto a modo di cembalo, in cui abbiamo appena ascoltato con il violoncello di Federico Braccalente, abbiamo ascoltato il clavicembalo di Nicola Procaccini, dobbiamo dire davvero incantevole. Ci siamo trasformati un po' in Radio 3 questa sera, un pochino sì. Vabbè, dai. Però ci sta e assolutamente, e anzi no, siamo contenti perché Radio Random deve il suo nome proprio a questo tipo di discorso, cioè al fatto di poter spaziare e quindi affrontare diverse tematiche. No? Per cui passiamo agevolmente dalle serie TV ai film, alla musica rock, ai monografici e fino anche alla parte classica, per cui assolutamente. Noi continuiamo ad ascoltare un pochino il disco sotto prima di passare alla prossima presentazione. Ecco, io vorrei aprire un altro capitolo di analisi insieme a te, visto che tra l'altro i nostri radioascoltatori stanno ascoltando anche un po' come già dalle tue parole sia possibile cogliere la tua capacità di riuscire a contaminare e ad includere diverse situazioni l'una con l'altra, perché non solo in ambito classico hai lavorato, spesso ti capita di lavorare a teatro, di lavorare in delle performance, di lavorare in situazioni delle più disparate, anche in chiave rock, se non erro, no? Anche in situazioni dove... Esattamente rock no, però no, magari sì. Diciamo, potrebbero succedere, però diciamo la situazione più strana dove ti sei trovato, ti viene in mente qualcosa? Perché ecco, l'ambiente d'orchestra, l'ambiente di incisione, ma ci sono state situazioni particolari? Colgo questa domanda per riesumare lo Sferisterio e Radiohead.
Devo dire che quella è stata una, veramente un'occasione veramente a sé, strana, particolare. Io non sai, ci sono arrivato per tramite amici in comune con Johnny Greenwood, che risiede nel Fermano. Ebbene, sì, l'abbiamo detto tante volte qua, sperando che possa passarci a trovare. Tra l'altro con Di Bonaventura ricordiamo l'ensemble che ti ha visto protagonista sul palco, che davvero è stato un ensemble d'eccezione. Quindi se mi chiedi, una situazione estremamente peculiare è quella, sicuramente, perché non capita mai di suonare musica classica nel contesto di un concerto di apertura di una performance di rockstars internazionali, mondiali direi. È stato veramente incredibile. La loro scelta per me ha un fascino incredibile. Hanno scelto loro di avere la musica di Shostakovich, di Schubert, e chiesero Beethoven, ma poi non avevamo il tempo per provarlo Beethoven, quindi... anche perché non è semplice da mettere in piedi Beethoven. Dimmi. Non so se tu hai mai sentito le colonne sonore di Johnny Greenwood. Sì. Hai avuto modo di ascoltare qualcosa? Sì, perché comunque Johnny sta lavorando tantissimo per diversi registi, non ultimo il film che poi lui sta lavorando tanto con Paul Thomas Anderson, per cui parliamo dal filo nascosto, ma anche altri film. Ma Beautiful Day era l'ultimo su cui ha lavorato, più recente, che è uscito al cinema. Quindi diciamo un'attenzione Johnny alla parte orchestrale, alla scrittura per orchestra, seppur in chiave contemporanea, e quindi anche sperimentando della lo musica fa. Che è un po' diversa da quella dei Radiohead, no? Sì. È sul filone della musica classica contemporanea, non è una citazione questa. No, scherzo, assolutamente. Nel senso, è una musica che rimane, che ha un qualcosa di sperimentale. La stiamo anche ascoltando in sottofondo mentre, mentre parliamo, ecco, questo da Phantom Thread. Ok. Che si rifà un po' alla tradizione classica, poi la classica parlo a livello tonale, è una musica ascoltabile, poi a tratti cambia completamente, diventa ecco, un po' mi ricorda un po' John Cage oppure Stockhausen, cioè varia molto. Ci sono degli elementi del minimalismo, anche elementi che effettivamente vanno un po' a spezzare certe strutture che sembrerebbero tradizionali classiche, no? E questo si sente che ha appreso un po' la lezione dei contemporanei in questo senso, anche con delle situazioni che vanno un po' verso la tonalità, si aprono e per poi ritornarci dentro. Poi chiaramente dipende dal progetto. Con Paul Thomas Anderson ha lavorato moltissimo anche nei precedenti The Master, Il Petroliere, e lì è sempre in situazioni molto diverse l'una dall'altra. Sicuramente Johnny Greenwood ha esperienza. Tom York ci si sta cimentando adesso di recente, perché per Luca Guadagnino, il film in uscita Suspiria, ha realizzato lui la colonna sonora. Certo, fare una colonna sonora per un remake di un film nel quale nell'originale di Dario Argento c'erano i Goblin è un po' difficile, perché la colonna sonora dei Goblin sì, perché i Goblin comunque nella versione originale erano abbastanza importanti. No, beh, abbiamo avuto la fortuna qui, questa ti facciamo una parentesi, qui a Radio Fermo, di poter essere a Venezia. Siccome il film è stato presentato a Venezia, c'era anche Tom York, quindi eravamo in conferenza stampa con lui, per cui abbiamo potuto confrontarci proprio sui temi anche musicali, per questo ci siamo preparati, diciamo, la questione. Però ecco, a momento quindi dello Sferisterio totalmente pieno. Assurdo. Che atmosfera era quella sera? Guarda, grazie, veramente, cioè, è stata una cosa, devo dire, grandiosa. Cioè, io sono emozionato a dirlo, perché lo ricordo con... Allora, ricordo il silenzio, la qualità del silenzio. Dico sempre che quando entri in una sala di concerto di musica classica per suonare un quartetto d'archi di, che ne so, Mozart, Beethoven, quello che sia, senti un silenzio che è un po' più austero. E invece quella volta il pubblico non era fatto di signori con la cravatta che venivano a ascoltare con attenzione, per carità, era fatto di ragazzi, era fatto di tutte le età, diciamo, chiaramente, però avevano delle esperienze ascolto diverse, avevano delle aspettative diverse, e loro sono rimasti, credo, un po' scioccati anche dalla scelta di Greenwood. Entrammo e questa passerella lunghissima era 15 metri di passerella, cioè incredibile. Non si arriva mai. Sì, esatto. Poi tu lo Sferisterio già lo conosci, per le stagioni estive, fatto qualcosina, no? Qualcosina. Però sì. Un conto è suonare in orchestra, nella buca stare sotto sul palco in quattro persone è qualcosa di eccezionale. Se tu entrammo lì, insomma, con questo buio, questo silenzio, dopo la voce fuori campo che ci presentò,
in italiano e in inglese, e poi entrammo, ci siamo microfonati, tra l'altro sono riusciti a fare un suono incredibile il service, e il silenzio era totale, ma era un silenzio caldo, ecco, ti lascio questa suggestione. Era un silenzio caldo, non era un silenzio freddo, non era bianco, era un arancione molto scuro. E devo dire che... Insomma, questo silenzio lo rompemmo noi con Shostakovich. Era un tempo con un quartetto di Shostakovich che inizia con dei cluster fortissimi, dei track, bam. Mm-hmm. E sentimmo l'arena risuonare con questi cluster. Era qualcosa veramente, sembrava un bombardamento. E lì forse avete capito e colto appieno perché quelle scelte, Johnny. Perché probabilmente sì. Greenwood l'ha pensata anche in base allo spazio e a quella situazione, sì, no? Probabilmente sì. Poi accettò il progetto nostro, insomma, noi mandammo insomma, una spiegazione delle nostre esperienze, soprattutto discografiche, e accettò questo programma in cui c'era Daniele Di Bonaventura. E che servì la presenza di Daniele come un po' come filo di congiunzione tra Schubert, perché suonammo Shostakovich Schubert, quindi tra Schubert e la loro musica, che poi la loro performance fu preceduta dalla trasmissione di un pezzo di Basinski, William Basinski, lo sto conoscendo adesso, sto approfondendo, è incredibile. E quindi partiamo dalla classica attraverso Schubert, La morte della fanciulla, fino alla musica di Daniele, che è jazz, diciamo war music, questa un po' elegiaca con influenze mediterranee, le contaminazioni di cui parlavi tu, e poi questo William Basinski, una musica ambient con una profondità incredibile, e fino alla loro musica. Io li apprezzo tantissimo, come molti altri miei colleghi musicisti classici, insomma, veramente. Beh, meraviglioso come si coglie dalle tue parole l'emozione del momento, e davvero mi sento di lasciarti tutta la serata. C'eri anche tu, tra l'altro. C'ero anch'io dall'altra parte, vi seguivo. Ero tra il pubblico che era d'arancio, diciamo. Esatto, facevo parte di quell'attenzione lì. Esatto. No, molto interessante. Tra l'altro, mentre parlavi, mi salivano in mente tante suggestioni, tanti percorsi. Mi piacerebbe tanto anche poter affrontare un po' il discorso per quanto riguarda l'aspetto della musica del Novecento, poter ragionare di alcuni compositori e poterlo fare insieme. Magari ci sarà anche modo e tempo di poterlo affrontare. Adesso andrei su un altro ascolto. Dai. Un altro ascolto tra quelli che abbiamo qui disponibili. Io un pezzo che volevi un attimo introdurre, sì. Parliamo di Fauré. Esatto. E parliamo di una registrazione recentissima, se non erro, sì, esatto. Di un progetto di cui ci vuoi parlare un attimo? Sì, allora, è un progetto con un pianista jazz, in questo caso, quindi hai iniziato la trasmissione parlando di contaminazioni, ecco, io cerco di farmi contaminare perché mi nutro un po' della presenza dei jazzisti per imparare il loro approccio alla musica, che è più estemporanea rispetto a quello a cui siamo abituati. E è un qualcosa di incredibile per me suonare con questi artisti. Quindi si chiama Alberto Napoleoni, è di Camerino, qua vicino, e in questa registrazione che abbiamo realizzato all'Accademia Malibran, in una sala, ringrazio sin da ora Rossella Marcantoni e l'Accademia per la gentile concessione, abbiamo fatto un paio di registrazioni. Stasera magari trasmettiamo solo questa qui. È una canzone, perché è originale, per canto, per soprano e pianoforte, si chiama Après un rêve, che significa dopo un sogno. Okay. Però siccome è una canzone, lo è a tutti gli effetti, anche se è Fauré, Gabriel Fauré, è un compositore, insomma, come saprei bene, dell'Ottocento francese, abbiamo pensato di contaminarlo con il linguaggio, con il vocabolario jazz, e in più ispirati un po' dalla canzone francese in sé per sé, quindi Charles Trenet o Ferré, cose del genere, e ne è venuto fuori una cosa un po' particolare. Delirante, sì, assolutamente. Après un rêve. Après un rêve. Questa è come la dicitura proprio alla francese. Allora ascoltiamocelo, perché siamo molto curiosi di vedere cosa è venuto fuori. Grazie. Thank you.
atmosfere affascinanti, devo dire, in questa incisione di Fauré, un'incisione che cui farà seguito probabilmente qualche... state preparando un lavoro, un disco su questi brani e... con Alberto stiamo in procinto di, sì, di realizzare un progetto un po' più organico e strutturato in vista di fare probabilmente un disco, mm-hmm, e sicuramente dei live. Ci stiamo lavorando, Riccardo. Senti, ma torniamo un attimo ai Cubis Quartet, ah, okay, che è appunto la formazione con cui vi siete esibiti in apertura al concerto di Thom Yorke e, yes, Johnny Greenwood. Da una parte c'è appunto il bandoneon di Daniele Di Bonaventura, che è una delle firme più prestigiose in questo momento nello scenario internazionale, direi. In questo senso avete dei progetti come quartetto, ma anche un progetto che ti lega con lo stesso Daniele. Sì. Raccontaci qualcosa allora, un po' di quello che state lavorando. Quando mi chiesero di aprire il concerto di Thom Yorke e Johnny Greenwood, mi chiesero un quartetto. Io sì, suono in formazioni da camera, ma volevo un mio progetto quartettistico, e quindi lavorammo insomma alla costruzione di questo organico, di cui va formato da quattro musicisti, due legati alle Marche, uno no, ma uno è Cristiano Giuseppetti, che è un violinista che poi conosco molto bene, anche Cristiano, sì, infatti, sì, ho suonato insieme a lui, che dioso, e... anche lui poliedrico, sì, anche assolutamente, lui un personaggio, assolutamente un bel personaggio. E poi c'è Aldo Campagnari, che è un violinista di Lodi, ma ormai è maceratese d'adozione, e il violista Vincenzo Starace, che è pugliese ma adesso vive a Bologna. Ci siamo conosciuti, io ho conosciuto Aldo e Vincenzo in un gruppo, in orchestra da camera che si chiama Orchestra da Camera di Mantova. Tra l'altro stasera sono ospiti all'appassionata associazione appassionata Macerata, si stanno esibendo in questo momento. Caspita, quindi facciamo in bocca al lupo anche se non ci sentono. E questo quartetto nasce e ha avuto subito questa iniziazione davanti a 3200 persone allo Sferisterio. E le energie sono meravigliose, sono tre musicisti incredibili, e abbiamo deciso di continuare, stiamo preparando nuovi progetti. Quello che un po' ci unisce, il filo conduttore del nostro quartetto a livello di repertorio, diciamo, è il minimalismo, diciamo, quindi chiaramente anche il repertorio classico, abbiamo suonato Shostakovich e Schubert, ma il minimalismo è inteso come proprio Arvo Part, Philip Glass, Vask, ci sono vari compositori che ci piacciono, e così anche Giovanni Solli, ma che è un po' minimalista, degli Pizzi, poi tu lo conosci, degli Pizzi. Degli Pizzi, mio docente, è stato anche il compositore di Fermo. Assolutamente, sì. Altro bravissimo, è un grande autore, compositore, sì, sì, oltre che didatta. E ci piace questo repertorio, speriamo di continuare. Questo progetto si chiama Cubis, come dicevi tu, su Facebook sta come Cubis Project, perché è un progetto in realtà estremamente flessibile, che può variare il numero degli esecutori da 4 fino all'orchestra d'archi. Ci stiamo lavorando per creare un gruppo d'archi di alto profilo, e fare cose. Beh, gli ingredienti direi che ci sono tutti. E speriamo. Con Daniele intanto state allora anche lavorando un progetto in duo, no? Sì, con Daniele Di Bonaventura ci conosciamo, devo dire, da tantissimi anni. Penso sono 10 anni ormai, abbiamo fatto tantissimi concerti in duo. Il violoncello e il bandoneon sono due strumenti che legano tantissimo in realtà. Sai, lo strumento, il bandoneon spesso si usa per il tango, ma in realtà nasce come strumento liturgico. Era uno strumento che compravano le chiese argentine, che non avevano i soldi per comprare un organo a canne. Quindi nelle chiese, con queste acustiche, più il violoncello, che praticamente funge da terza tastiera del bandoneon, si riesce a raggiungere un'amalgama incredibile. E stiamo lavorando adesso, finalmente, dopo tante esecuzioni live così, a un disco che sarà pubblicato dall'etichetta Brilliant Classics, olandese appunto, quella di qui sopra. Stiamo sentendo intanto un po' di Daniele in sottofondo. Cos'è esattamente? Col bandoneon è Lights. Ah, ok. Bene. E stiamo lavorando a questo disco che comprenderà, parlavi sempre di contaminazione, e questo è un disco estremamente contaminato, perché parte da una radice
intanto dall'incontro di due background completamente diversi. Daniele è un grandissimo jazzista, mi viene subito da pensare alla sua collaborazione con il trombettista Paolo Fresu. Assolutamente. E quindi questo incontro fa sì che però all'interno di due linguaggi estremamente diversi si possa trovare un filo conduttore, un'idea insieme, e abbiamo trovato questa idea di assoluto. Mi spiego meglio, un'idea che nasce un po' dalla musica liturgica. Quindi registreremo questo disco in una chiesa a Falerone, tra l'altro. Fantastico. Dopo ne parliamo ancora di Falerone. Nella chiesa, tra l'altro, dove ho registrato già l'altro disco con Nicola Procaccini su Pasquale Pericoli. Ed è un disco che conterrà dei mottetti della musica sacra, dal repertorio fiammingo italiano, quindi Agricola, De Pré e altri, però con delle variazioni jazz. È una follia, lo so. Però il direttore Peter dell'etichetta ne è entusiasto e è una bella scommessa. Vediamo. Assolutamente. Che a noi piace la contaminazione. Esatto. Visto che hai aperto anche e toccato argomenti come il minimalismo, tra poco ci torniamo. Sì. Volevo lanciarti, visto perché a noi piace comunque saltare un po' dall'alto al basso, dal pop al rock alla classica. Allora spostiamoci. Bene. Abbiamo parlato di Radiohead, parliamo proprio di un brano dei Radiohead che contiene in sé molti elementi minimali, perché stiamo parlando di Daydreaming, tratto dall'ultimo disco A Moon Shaped Pool. Un videoclip tra l'altro girato dallo stesso Paul Thomas Anderson, che ovviamente scambia i favori con gli stessi Radiohead, quindi da una parte Johnny Greenwood scrive per lui e dall'altra appunto lui dirige i video per loro. Daydreaming. Bene. In una sorta di suono avvolgente che, esatto, si attorciglia, ricorda quasi un Philip Glass per alcuni aspetti, in una sorta di armonia che ossessivamente si ripresenta tuffando chi ascolta all'interno di una sorta di mare immenso, quasi leopardiano. Ascoltiamolo. Esatto. Daydreaming. Grazie. E con questi effetti si chiude Daydreaming, quasi con una voce che cammina all'indietro, quasi con un sogno che si tramuta in un incubo, con qualcosa di etereo che improvvisamente sprofonda, come tante volte accade, no? Quante volte ci addormentiamo facendo bei sogni e poi improvvisamente ci ritroviamo in qualcosa di ossessivo, di ansiogeno, che ci fa risvegliare di soprassalto. Ecco, sicuramente i Radiohead riescono a tradurre magnificamente queste sensazioni e queste situazioni. Poesia per musica, poesia e immagini create attraverso la musica, un tratto distintivo dei Radiohead, un tratto distintivo anche della musica minimalista. Hai citato prima Arvo Part, gli stessi Radiohead dai tempi di Kid A, parliamo del disco del 2000 che cambiò un po' la storia della musica dopo che Computer del 97, dissero in diverse interviste di essersi ispirati tantissimo alle impostazioni di Arvo Part. Tom York stesso disse che nella composizione di alcuni dei brani lui si ascoltava Arvo Part in cuffia con davanti questo mare sterminato, queste spiagge, e lui si lasciava percorrere dalla musica di Arvo Part e poi andava in studio e si metteva lì a comporre tutto quello che poi è fluito in Kid A. Per cui gran parte di Kid A è dovuta anche all'ascolto di questi compositori, di questi autori, ed effettivamente il trade union si percepisce, no? Si sente. Assolutamente. La musica di Arvo Part è davvero speciale, è qualcosa di unico, come un po' tutta la musica minimalista. Magari Philip Glass è un po' più conosciuto per chi bazzica il cinema. O Michael Nyman. E Michael Nyman allo stesso modo, con lezioni di piano di Jane, esatto, Campion, il film degli anni 90, con Harvey Keitel, ma anche dall'altra parte, appunto, parliamo di Philip Glass, perché In the Hours, il film che qualche anno fa uscì con una Mary Strip strepitosa, c'è la colonna sonora tutta quanta firmata da Philip Glass, perché ritorna Philip Glass non solo nell'opera di Godfrey Reggio, che con Koyaanisqatsi, Nagoi Katsi,
Powakazi, la trilogia proprio legata alla, alla vita del mondo, al, al documentario legato al mondo. Pensa che Godfrey Reggio, sì, il regista che, sì, ha lavorato a quel film, disse: io giravo le immagini ascoltando la musica che mi portava Philip Glass in pre-registrazione. Philip Glass guardava le immagini e rimodificava la musica e via dicendo. Quando gli ritornava, lui rimodificava il montaggio. Quindi questo continuo assestarsi ha portato ad un'opera con Yannis Katsi che è davvero un qualcosa, che è un tutt'uno e che ha modificato la percezione di un certo stile documentario, di un certo stile di clip filmica, dalla fine degli anni 70, è uscito nel 77 quel film, fino ad oggi. Per cui Philip Glass è davvero diventato quello che è diventato grazie alla sua serialità a livello di arpeggio, no? I tipici, sì, movimenti Glass, molto tipici. Studio del pianoforte e tutte le colonne sonore. Pensa che alcuni pezzi come Prophecies, ad esempio, che stanno all'interno del film di Godfrey Reggio, vengono poi ripresi più volte in film successivi, non ultimo Watchmen del 2009 di Zack Snyder, dove in un passaggio c'è proprio Philip Glass e ci canta benissimo quella situazione lì di... Ecco che quindi il minimalismo ritorna spesso e volentieri e torna a descrivere emotivamente perfettamente, si accorda col cinema, si accorda con l'immagine, perché è una musica molto immaginifica, no? E questa è una trasmutazione della musica contemporanea. Ma secondo io la percepisco un po' come un ritorno all'essenza. Sì. Quindi ha un'autenticità del sentire in musica. Non so come spiegarlo. Il concetto per me chiave del minimalismo, la cosa che mi piace è pensare che a un certo punto Arvo Part con Tabula Rasa fa veramente una tabula rasa, cambia, stravolge tutto il linguaggio del Novecento. Quindi lasciandosi alle spalle tutta una serie di suoni, complessità stilistiche, compositive, chi più ne ha più ne metta, si riaggiunge, si ritorna un po' all'essenza, a un canto quasi monodico, no? Perché Arvo Part in realtà si ispira tantissimo alla musica, al canto gregoriano, e lo stiamo ascoltando anche in questo passaggio di Philip Glass. Esatto. Senti questo punto, fammi ascoltare, estremamente proprio quello di cui stiamo parlando adesso. Insomma, quando dicevamo il recupero, no, delle strutture. Esatto. Beh, il tenor, quella voce sotto che tu ascoltavi, si può chiamare tenor, è una sorta di tenor. Tenor significa le note esatte, questo estratto dal canto gregoriano, da questa linea senza accompagnamento che di cui è composta questa composizione, insomma. Che è la base della musica, che è la base della musica occidentale, possiamo anche dirlo. Assolutamente, sì. Dopo, chiaramente, dal canto gregoriano si sono aggiunte sempre più voci, formando degli organa, si chiamano, e poi arrivando alla polifonia. Esatto. Ricordo anche Bach, no? Nelle sue cantate inserisce continuamente questi tenor gregoriani, questi versetti. E di fatto ricorda, in similitudine, in metafora, richiama un po' la storia del teatro classico. All'inizio la tragedia greca con Eschilo aveva un solo attore in scena, possiamo dire un tenor, quindi una linea, esatto, vera e propria. Poi da lì il deuteragonista, cioè la seconda parte che dialogava, quindi arriviamo a Sofocle, poi Euripide con i personaggi, e quindi la polifonia, e da lì, insomma, apriamo, sei incredibile, no? Apriamo l'orchestra. Sapevo che di cinema ne sapevi assai, ma devo dire che anche andiamo su questi teatri. Sì, perché diciamo che tutto un po' si rincorre, no? Nella storia dell'uomo e nella storia dell'arte. Quindi toccare su questi punti, la musica, il teatro, il cinema, significa anche camminare attraverso continue influenze e contaminazioni, che è un po' il tema della serata che stiamo affrontando insieme. Sì. Ecco, in questo senso, e qui torniamo anche un po' all'attualità, stai lavorando per arricchire il nostro territorio con due festival. Stai, esatto, dietro, stai fervendo nei preparativi. Ci, sì, puoi dire qualcosa o è tutto ancora segretato? No, allora, uno in realtà è già partito. Allora, ho contribuito sul piano, insomma, della direzione artistica insieme a due altri artisti, Piero Marconi e Rossella Marcantoni, per la composizione di questo cartellone di concerti che si chiama Concerti Oro dell'Accademia Malibran. E, è una stagione di concerti che è già partita con il concerto di Bellucci, del pianista Bellucci, una settimana fa, e andrà avanti tutto l'inverno fino a gennaio. È un cartellone estremamente variegato, diciamo, i concerti sono non tanto lunghi, sicuramente fruibili, di spessore di musicale sicuramente, e niente, su invece per quanto riguarda
L'altra cosa è allo stato di progettazione, esatto. E, però sono estremamente felice, sarà un piccolo festival. Questa è una grossa anteprima, non è uscito ancora niente, Facebook, stampa, niente. E poi ricordiamo che questa puntata sarà fruibile online, quindi avremo la possibilità anche di poterla diffondere ulteriormente. Allora, è questo festival, piccolo festival, di 4 date, partiamo dal basso, in una città che è stata duramente purtroppo colpita dal sisma, San Ginesio, in provincia di Macerata, e mi hanno affidato la direzione artistica. Il festival si chiamerà Metamorfosi. Che è fantastico, perché San Ginesio è stato uno dei paesi del maceratese più attivi degli ultimi anni. Ho la fortuna di conoscere Simone Tardella, che è stato per molti anni assessore. Salutiamo Simone Tardella. E lo salutiamo, se all'ascolto. Ciao Simone. Proprio perché ha portato un'avventata di novità, con tanti concerti anche di realtà underground, anche molto importanti, che sono passati a San Ginesio e hanno potuto conoscere quel meraviglioso posto che è il teatrino, il teatro di San Ginesio. Esatto. Chiaramente dopo il sisma San Ginesio ha sofferto particolarmente appunto gli effetti del terremoto. Massimo Del Papa, altro nostro grande amico, si è adoperato in prima persona ed in prima linea insieme a Simone Tardella per provare a riportare vitalità e progettualità al borgo, che purtroppo sta vivendo un momento di grave difficoltà, per cui noi auguriamo davvero il meglio a San Ginesio. Esatto. E siamo felici di sapere questa cosa. È un piccolo festival che avrà luogo in un meraviglioso giardino che è incluso dentro un complesso monastico. Sarà d'estate, quindi partiremo, penso, da giugno fino a giugno, luglio, agosto, settembre. Quindi 2019. Esatto. E, si chiama Metamorfosi perché perché conterrà diversi generi musicali, in realtà. Anche qua richiamiamo il discorso contaminazione. Ci sarà del jazz probabilmente, e sicuramente della musica antica. A me piace sempre pensare che il jazz sia imparentato con la musica antica, semplicemente anche per il fatto che l'improvvisazione nasce nel 600 con la prassi esecutiva, diciamo. E non è un caso che si usi lo scale modali nel jazz. Adesso ovviamente è un termine estremamente delicato. Esatto. E che da chitarrista, però da chitarrista, si parla noi siamo di scale un po' di meno. Modali, esatto. No? Quindi un po' richiamando i modi antichi, quindi dorico, frigio, misolidio. Esatto. Però quindi... è questa freschezza dell'esecuzione in cui c'è anche una componente improvvisativa, la ritroviamo anche nella musica barocca, nella musica cosiddetta antica. E non è un caso che il conservatorio si sia aperto al jazz, no? Da alcuni anni a questa parte, perché solitamente il conservatorio è l'accademismo per eccellenza, spesso e volentieri al centro di numerose critiche, è stato poi protagonista di numerosi avvicendamenti, anche un po' rifacimenti nelle formule, fino ad arrivare un po' a questa equiparazione a quella che è lo studio universitario col 3+2. Sì, assolutamente. E appunto l'accogliere di nuove discipline, appunto aprirsi al jazz, alla scrittura jazz. Sì, ma il jazz ormai, Riccardo, è un linguaggio estremamente corto, diciamo, quindi in un conservatorio ce lo vedo veramente bene. Assolutamente sì, ormai ha una sua tradizione forte che sta continuando ad esistere e a proseguire. Io, prima dell'ultima parte, dove abbiamo una piccola sorpresa dal vivo, perché sappiamo che hai, allora, premesso che non siamo in uno studio di registrazione, esatto, quindi non abbiamo la condizione, diciamo, d'ambiente ideale per poter eseguire qualcosa, però ci è piaciuta l'idea di portare di provare a portare lo strumento qua, quindi adesso proveremo ad allestire un attimo una situazione qui nello studio di Radio Fermo 1, in diretta per voi cari amici qui a Radio Random. Ma nel mezzo, mentre ci prepariamo un attimo, pensa, abbiamo parlato di Arvo Part, andiamo ad ascoltarci Arvo Part. Avevi parlato di Tabula Rasa, il disco dell'84, c'è un brano, Fratres, che viene riproposto in due modi, in una versione c'è Gideon Kremer e Keith Jarrett, che sono un violino e pianoforte davvero di livello, una delle mie incisioni preferite in assoluto. Però noi ascoltiamo l'altra, che è molto interessante perché è per 12 violoncelli con i Berliner Philharmoniker in esecuzione del brano Fratres. Sei un grande, dove l'hai beccato? Io ancora non l'ho ascoltato mai. Quindi rimaniamo in argomento grande. Violoncello, e quindi ascoltiamo Fratres nella versione per 12 violoncelli di Arvo Part.
Un brano che va avanti per 11 minuti e 50, questo Fratres per 12 violoncelli. Avete sentito che suona avvolgente anche qui con i 12 violoncellisti della Berliner Philharmoniker in un'incisione del 1984 per il brano di Arvo Part di cui abbiamo parlato, ma ci è da quinta scenica per poter ascoltare il violoncello dal vivo, il violoncello di Federico Bracalente, questa sera ospite qui a Radio Random. Federico, cosa hai preparato per i nostri radioascoltatori? Ascoltatori. Ho preparato nulla, perché non amo preventivo. No, scherzo, suoniamo, vabbè, visto che siamo in tema di contaminazioni, suono un brano di un jazzista, Uri Kane, è un pianista che fece per, credo che sia una dedica questa, per il violoncellista olandese jazzista Ernst Reiseger, una variazione sul primo preludio per violoncello solo di Johann Sebastian Bach. Durerà fantastico. Pochissimo. Buon ascolto, Riccardo. Assolutamente buon ascolto a tutti i radioascoltatori, e dunque ce lo apprezziamo nella tua esecuzione in assoluto e religioso silenzio, live qui da Radio Fermo 1, live per Radio Random, il violoncello di Federico Bracalente.
lasciamo risuonare gli armonici perché meritano all'interno di questo primo brano, tutto pizzicato, tutto con la tecnica pizzicata, e tra l'altro si evince come ci sia la presenza costante di Bach, ma anche come nella parte centrale ci sia un percorso che porta e spinge quasi verso appunto il jazz. Assolutamente. Cosa che avvicina anche Bach ai moderni jazzisti, lo possiamo dire questo? Assolutamente. Beh, Bach improvvisava. Se lo ricordi, improvvisava la sua musica, poi magari la trascriveva, però molte cose partivano molto probabilmente da improvvisazione. Da improvvisazione? Durante la messa. Durante la messa improvvisava. Che, incredibile. Che è incredibile, davvero. Sì, sì. Solo che appunto è incredibile anche pensarlo oggi, no? A posteriori, dove Bach viene studiato in maniera pedissequa, nota per nota, struttura per struttura. Però ricordiamo sempre che la composizione è qualcosa di vitale. E come sempre, la praxis, per dirlo alla greca, cioè la prassi, diventa poi regola, no? E quindi noi oggi viviamo la regola, ma la regola parte da un'improvvisazione che poi diventava maniera e diventava modo usuale. Pensiamo agli abbellimenti, all'utilizzo di un certo tipo di strutture che a seconda delle epoche, no? Stasera sembra, non sembra Radio Fermo 1 ma Radio Fermo Suite, come Radio 3 Suite. È vero, potremmo andare a Radio 3 Suite, esatto. È vero, adesso senza far pubblicità alle altre radio concorrenti. No, scherzo, ma ovviamente sono amici, anche gli amici di Radio Rai, del servizio pubblico. Però ecco, sì, ci fa piacere poter dare questo risvolto anche a Radio Fermo 1, perché ci fa piacere averti ospite qui, e quindi ne approfittiamo e proviamo anche ad aprire un po' il campo a livello di temi e di ragionamenti. Con piacere. E, tra l'altro, Bach, tanto per completare il discorso su Bach, il quale altri autori succedanei, penso allo stesso Mozart, diranno più volte di aver preso e ricopiato, no? Per imparare come si scriveva, si prendevano le partiture di Bach, se le ricopiavano e guardavano proprio lo stile di scrittura da parte di Johann Sebastian Bach, per capire come gestiva le varie linee. Perché Bach è un maestro in questo senso della verticalità e dell'orizzontalità, quindi prendere le linee bachiane per orizzontale significa vivere un'esperienza che è quella melodica, esatto. Prenderle in verticale significa vivere la meraviglia dell'armonia, e quindi il movimento delle voci che si incrociano e si scontrano, no? Quella perfezione magnifica e anche difficilissima da tradurre, esatto. In esecuzione, esatto. Diventerai tutte le lezioni di storia della musica da Riccardo Minucci a Radio Fermo 1. Si potrebbe fare, potremmo istituire un tavolo di racconti, di narrazioni. Hai preparato anche un'altra chicca, se non erro. Sì, forse una cosa per mettervi a dormire, cioè no, dopo magari continuiamo la serata, però il primo brano era un po' particolare, tutto pizzicato. Sì, sì. Magari torniamo dalla contaminazione, possiamo ritornare all'essenza. Come prima abbiamo fatto un lungo discorso sulle contaminazioni, poi per ritornare a canto gregoriano. Quindi potrei suonare una sarabanda, forse dalla prima suite di Bach, per violoncello solo. Assolutamente. Stavolta con l'arco. Con grande piacere, anche per ascoltare le capacità timbriche di questo strumento, che sono davvero uniche. Diciamo la verità, il violoncello è uno degli strumenti più belli. Grazie. Tra gli strumenti ad arco. Un complimento che grazie, ti faccio, grazie. Bella scelta, perché effettivamente la timbrica è così, non me ne vogliano gli altri strumenti, il violino è bellissimo, certo. Il contrabbasso meraviglioso, gli ottoni, i fiati, la chitarra ha anche un suo fascino, va detto che la chitarra riesce a riprodurre anche lì delle timbriche spesso di quella, come dire, di quella tragicità che ha il violoncello come sua caratteristica, perché ha quel romanticismo dentro, ha quella emozione, quella capacità di riuscire a far emergere, no, l'emotività della musica. Esatto. La chitarra anche riesce talvolta a trasporla in alcuni ambienti. È chiaro che è uno strumento molto più povero, la chitarra, molto più popolare, molto più da strada. Chiaramente il violoncello ha uno sviluppo, una storia che rispetto al nostro, che viene dal liuto, per carità, però ecco, ha una tradizione il violoncello che senza avete dubbio tanta bella musica, dai. Abbiamo tanta bella musica, adesso non volevo sminuirci, però insomma sicuramente il violoncello ha la sua dinamica e le sue caratteristiche. Allora ascoltiamolo anche un pochino con l'arco. Noi, Federico, davvero ti ringraziamo, perché siamo quasi in chiusura di puntata. Bene. Quindi andiamo a scoprire questo altro brano, poi torniamo ancora a scambiare due battute e poi ci lasceremo con una piccola chicca per i nostri radioascoltatori, e così li salutiamo con una bella serata. Grazie. Allora, quindi ascoltiamo adesso la sarabanda. Sarabanda dalla prima suite di Bach, per violoncello solo. Perfetto, quindi rimaniamo sempre su Johann Sebastian Bach. Sì.
applausi veri per Federico Bracalente per questa esecuzione davvero stupenda di Johann Sebastian Bach. Ci hai regalato, è dura dirlo a parole, perché la musica poi in fondo è questo, è un linguaggio che è più del linguaggio a cui siamo abituati, quindi più del linguaggio parlato, più di quello che la parola possa riuscire a dire. Forse solo la poesia può riuscire ad eguagliare qualcosa di simile alla musica, perché la musica ha questa dimensione anzitutto planetaria, perché ascoltarla in Australia, ascoltarla in Italia comunica la stessa sensazione senza bisogno di apprendere dei dizionari per imparare le lingue, e dall'altra parte perché ha una verticalità e una profondità che, spiegata a parole, poi la brutalizza, insomma la rende davvero, la spegne in qualche modo. Quindi con te, pensavo esattamente, cioè le parole hanno dei limiti. Di solito lo penso sempre quando penso al suonare, alla musica. La musica è qualcosa di estremamente diretto e va dritto al cuore. E la poesia effettivamente è proprio ragione. La poesia può avere questa funzione, perché nella poesia c'è sì il significato, ma c'è anche il significante. C'è il suono della parola, il suono della parola è musica. E allora nel suono della poesia, che è musica, quindi pensiamo proprio alla fonè, quindi al suono che io produco mentre recito un verso, è lì che si nasconde la musica al tempo stesso. Per cui la nostra è comunque musica. E in questa maniera anche la poesia lo diventa e riesce a trasmettere l'emozione di una musica mista anche all'immagine, al sentire del poeta. Fantastico. Senti, come la vogliamo chiudere questa puntata? Cosa suggerisci? Io ti avevo portato ad ascoltare, se volevi, una piccola, dura 1 minuto e 10 secondi. Con grande piacere. È uno esperimento, ma è sempre su Bach. Stasera è un po' bacchiana questa vabbè. È giusto, abbi pazienza. Bach spesso viene temuto dagli studenti, viene temuto anche dagli ascoltatori come qualcosa di estremamente pesante. In realtà così non è, perché a chiunque osi dire questo le invitiamo ad ascoltare le variazioni Goldberg, tanto per dirne una, magari nell'esecuzione di Glenn Gould, giusto per dirne un'altra, e così poi si renderà conto di che cosa stiamo parlando, insomma, di quali capolavori siamo di fronte. È vero, questa è una sperimentazione. È un pezzo, è un corale di Bach, originario per organo, se lo puoi trovare a www.63 e passa. E, sai, l'organo è uno strumento polifonico, quello che suonava Johann Sebastian Bach, è un corale a 4 voci, e ho provato a farlo col violoncello sovrincidendo le parti, anche moltiplicandole, perché non sono più 4 voci ma sono 7, per creare un suono ancora più, diciamo, ancora più ampio. Sì, per arricchirlo di sonorità un po' più particolari. Bruttissimo il termine particolare, vabbè. Diciamo per addetti ai lavori, per prendere degli armonici ancora più che arricchiscono ancora più il giro di armonici, per avere un suono ancora più ampio. E è fatto in uno studio, chiaramente, perché non posso suonare 4 violoncelli insieme. Uno alla volta, abbiamo sovrainciso uno alla volta e è venuto fuori questo esperimento. Se vuoi farlo sentire, lo ascoltiamo con grande piacere. Esperimento fantastico e perfettamente riuscito, direi. Ci piacciono le follie. Però anche una precisione in questo senso, la difficoltà della sovraincisione richiede anche la capacità
di saper stare all'interno del respiro, di saper giocare con una traccia preregistrata, quindi insomma non è così semplice registrare. E anche il problema dell'intonazione, perché quando riascolti la voce che hai già fatto, se pensi che è un violoncellista che ti suona quella parte lì, quello lì non si adatterà mai alla tua intonazione, perché ormai è registrato. Assolutamente sì. Allora, io ti ringrazio davvero, Federico, grazie per essere stato con noi. Grazie. Io chiaramente estendo, e credo questo a nome anche di tutti i radioascoltatori, perché ci stanno arrivando molti messaggi anche sui nostri canali Facebook, e ti rinviteremo, avremo modo magari di estendere anche l'invito a qualche tuo collega per poter arricchire il discorso e quindi poterlo proseguire. Continueremo a tenere un occhio, più di un occhio aperto sulle tue situazioni, per cui ti auguriamo davvero in bocca al lupo. Sappiamo che sei in partenza per Bruxelles. Sì, devo fare un paio di concerti con un pianista e sono, insomma, è un programma che non sono i Bach questa volta, farò Schumann, De Faglia e sono due recita per violoncello e pianoforte. Assolutamente, molto bello anche lo scenario, per cui Bruxelles si presta all'interno di questa di questo percorso, quindi assolutamente. E davvero buoni concerti, in bocca al lupo e per tutto quello che ti aspetta. Grazie. Noi chiudiamo con un brano di Aram Khachaturian. Andiamo sull'adagio. Dove l'hai pescato? Maledetto. Andiamo sull'adagio della Gaiane Ballet Suite. La Gaiane Ballet Suite è un pezzo meraviglioso di Khachaturian, una suite meravigliosa di Khachaturian. Questo, in particolare, questo tempo qui, questa Gaiane Ballet Suite è stata utilizzata da Stanley Kubrick all'interno del suo film 2001 Odissea nello spazio, che di cui ricorrono i 50 anni quest'anno. È stato anche restaurato di recente, è tornato nei cinema con il restauro a cura di Christopher Nolan, quindi in una veste lussuosissima e meravigliosa. Troppe cose, sai. C'è una parte, quando praticamente siamo nel viaggio della Discovery verso Giove, in cui sospira questo violoncello e poi entra tutta l'orchestra. È un violoncello protagonista all'interno dell'orchestra in questo adagio della suite, per cui ci sembrava carino poter chiudere con sospensione di questo violoncello da solo nello spazio profondo che viaggia verso Giove. Noi ce lo immaginiamo così, come queste vibrazioni che abbiamo regalato questa sera, che si stanno perdendo nell'etere attraverso la radio e le stiamo lanciando nello spazio anche noi, e quindi vogliamo lanciarle attraverso il suono del violoncello. Sei un poeta, caro Riccardo. Grazie Federico, ti ringrazio davvero ancora a nome di tutti i radioascoltatori di Radio Fermo 1 per la splendida serata, e davvero sei il benvenuto quando vuoi tornare. A presto con più musicisti, per un po' di casino, un po' più di casino, perché il violoncello fa poco. Assolutamente. Però, sì, vi aspettiamo. Credimi. Vi aspettiamo e noi chiudiamo Radio Random qui da Radio Fermo 1 questa sera con Aram Khachaturian, l'adagio dalla Gaiane Ballet Suite. Thank you.
Thank you.